e Homo sapiens Genesi, Homo sapiens Genesi, vedete cari amici, Corriere della Sera, giovedì 8 giugno 2017, vedete? E qua c'è scritto che prima si riteneva che l'Homo sapiens fosse apparso 150.000, 200.000 anni fa, e invece ora qua c'è scritto che bisogna tornare indietro perché l'Homo sapiens è apparso circa 500.000 anni fa, 500.000 anni fa, vedo, cambia la storia di Homo sapiens, e noi contemporanei siamo della stessa stirpe di Homo sapiens. Ma ci voleva tanto, sembra quasi che questi ricercatori e si siano ispirati alla mia storia della filosofia, perché io la nascita della filosofia, cioè la nascita della coscienza, l'ho retrodatata, sono andato al di là della filosofia greca, molto molto al di là. Vi ho parlato della epopea di Gilgamesh, il re mesopotamico, che aveva visto un cadavere, in putrefazione, e Gilgamesh restò terrorizzato dall'orribile aspetto della morte. Sì, c'è scritto proprio così nell'epopea di Gilgamesh. Pensate che l'epopea di Gilgamesh, che sarà 1500-2000 anni prima di Cristo, l'epopea di Gilgamesh è l'unico libro così antico giunto sino a noi nella sua interezza. Ma mica la si trova l'epopea di Gilgamesh nei testi di storia della filosofia. Per sentir parlare dell'epopea di Gilgamesh, dove Gilgamesh resta terrorizzato dall'orribile aspetto della morte, scritto proprio così, bisogna leggere la mia storia della filosofia, cari amici, unica nel suo genere, vedete qua, c'è l'integrazione con la collaborazione di Tommaso Minniti, attore del Piccolo Teatro di Milano e tante altre cose, Tommaso Minniti. La mia storia della filosofia, che sembrano che si siano ispirati alla mia storia della filosofia questi ricercatori, cambia la storia dell'Homo sapiens, dicono che si deve tornare indietro ancora di diverse centinaia di migliaia di anni, ma certo cari amici, sono sempre io a fare da apripista, cari amici, sono sempre io a fare da apripista, beati voi cari amici, che la mia storia della filosofia la potete ascoltare senza spendere nemmeno una lira, nemmeno un euro, perché trovate 30 video che compongono questa storia della filosofia, li trovate tutti, e sul mio celeberrimo canale YouTube, il quale mio celeberrimo canale YouTube conta circa 11.000 abbonati, circa 10.000 video e circa 8 milioni di visualizzazioni. Eppure io sono un povero vecchio, ho già 77 anni compiuti, e sono stato un preside di ruolo, nei licei classici e scientifici, capito cari amici? Arrivano sempre dopo, e solo chi segui la mia web tv on demand le cose le sa in anticipo, cari amici, perché la stampa e la tv arrivano sempre dopo. Serafino Massoni, a tutti tanti cari saluti da Serafino Massoni.